Rinviato ancora una volta l'appuntamento con i tre punti sul terreno bagnato del comunale di Castel di Lama, Monticelli e Pineto non riescono a superarsi al termine di 95 minuti densi di occasioni, con gli ascolani cinici a concretizzare e il solito Pineto sprecone. Pronti via e dopo nemmeno 40 secondi, sfida già in salita per gli abruzzesi, con Bontà che sguscia sulla destra, salta Fiumara e mette al centro per il tapin vincente della corrente Ciabuschi, al suo primo centro stagionale. Accusa il colpo il Pineto, che però prova subito a riorganizzarsi, e al 14° Fiumara serve Gragnoli, che spedisce di poco al lato. Un minuto più tardi è invece Della Quercia, lasciato libero di impattare di testa, a impegnare Marani. Un Marani che si salva distinto respingendo coi piedi al 19° la deviazione sotto misura di Pepe, ma l'occasione più clamorosa al 26° è per Esposito, che servito da Pezzotti supera Terrenzio, ma da ottima posizione spedisce oltre il legno trasversale. È un Pineto che spinge in avanti nel tentativo di recuperare lo svantaggio, ma che rischia anche di incassare il 2-0 quando alla mezz'ora Petrarulo cerca di approfittare del rinvio errato di Giachetta. Brividi per il Pineto, che potrebbe rivalersi al 42°, ma sugli sviluppi della punizione battuta da Bisegna, Marani compie il doppio miracolo. La prima frazione termina così con gli ascolani in vantaggio. E al 9° della ripresa il raddoppio dei marchigiani sembra veramente cosa fatta, ma con la difesa sbilanciata e Giachetta battuto, Guida in contropiede calcia incredibilmente al lato. La regola non scritta più famosa del calcio, gol mangiato, gol subito, si concretizza alla perfezione qualche minuto più tardi, quando Bisegna scalda il mancino per pennellare, questa volta lì dove Marani non può arrivare, una punizione delle sue, riportando il risultato in parità. La gara è viva, giocata a ritmi elevatissimi, con le due squadre che si danno battaglia rispondendo colpo su colpo. Al 19° Pedalino, appena entrato a rilevare Petrarulo, pasticcia in area perdendo l'attimo. Letteralmente incredibile quello che accade al 20°, quando in contropiede e in netta superiorità numerica Pezzotti spedisce il diagonale al lato, divorandosi un gol già fatto, per la disperazione sua e della panchina biancazzurra. È il preludio al meritato sorpasso pinetese, che si concretizza al 25°, quando Pepe è il più veloce di tutti a ribadire in rete la risposta smanacciata di Marani sul colpo di testa sotto misura di Pomante. Alla mezz'ora esordio con la maglia biancazzurra per l'attaccante argentino Emmanuel Farias, che prende il posto di Gragnoli in avanti, ma al 31° ancora un'efficace Bontà pennella l'assist per la girata vincente che segna il definitivo 2-2 e il ritorno al gol di Pedalino, che però nell'occasione si infortuna nuovamente ed è costretto a lasciare il terreno di gioco e far posto a Cichella. Nel finale ancora un contropiede fallito dal Monticelli con Guida, che calcia addosso a Pepe. Matura così ancora un pareggio per il Pineto, che continua a creare gioco e occasioni ma fatica a concretizzare, sprecando l'inverosimile. Rinviato l'appuntamento con la prima vittoria anche per un Monticelli che comunque guadagna un buon punto. Mister, anche oggi una grandissima mole di gioco, ma quante occasioni deve collezionare ogni partita questo Pineto per portare a casa una vittoria? Beh, se le prestazioni sono tutte come quelle di oggi, sicuramente la vittoria prima o poi arriverà. Abbiamo fatto una partita importante, forse la migliore come qualità di gioco, e non era facile essendo sotto dopo 1 minuto e 20 secondi. Quindi la squadra ha dimostrato personalità, col campo bagnato, ha avuto buone geometrie e abbiamo creato tantissimo. Abbiamo ribaltato il risultato e su l'unica disattenzione nel secondo tempo abbiamo subito il pareggio, però per il gioco espresso sicuramente avremmo meritato la vittoria. Abbiamo sprecato troppo, abbiamo creato tantissimo e abbiamo portato una presenza importante sulla metà campo avversaria per tutti i 90 minuti e purtroppo non siamo stati abili nel sfruttare le occasioni che abbiamo creato, a volte anche sbagliando l'ultimo passaggio. Il Monticelli ha giocato su di noi, ha fatto la partita sulle ripartenze e noi ci siamo fatti trovare impreparati un paio di situazioni. Però ripeto, nel calcio c'è pure l'avversario e non era facile, era una partita dove il Monticelli doveva vincere a tutti i costi, noi pure volevamo vincere a tutti i costi, l'avremmo meritato e speriamo che più avanti raccogliamo magari in qualche altra partita un risultato importante dove magari non lo meritiamo. In questo momento
non possiamo continuare a rincorrere il concetto dei tre punti della vittoria, perché sennò non arriverà mai e diventerà una chimera. A me interessa la prestazione della squadra, la prestazione oggi c'è stata contro un gran Pineto, un forte Pineto, a dimostrazione che siamo vivi, ci siamo, questo è quello che mi dà coraggio e mi dà forza. La squadra ha lottato fin dal primo minuto, ha fatto due gol di ottima fattura, ha avuto la possibilità, se vogliamo, di andare sotto, perché c'è stato un momento in cui il Pineto ha collezionato due o tre palle importanti e siamo andati in difficoltà, però c'è anche vero che nel corso della partita abbiamo avuto dei momenti che, come sa chi vive del calcio, poteva esserci il 2-0 e poteva esserci il 3-2 a nostro favore. Quindi il Pineto sicuramente ha meritato, ha fatto una grande partita, sicuramente sono state palle e gol importanti per loro, però in alcuni momenti oggi avremmo potuto chiudere la partita e sarebbe stata una vittoria contro una grandissima squadra. E noi settimana prossima incontreremo il Pesaro e una volta superata la partita col Pesaro, noi nelle prime 9 giornate abbiamo incontrato praticamente quelle che saranno le prime 8 in classifica. Quindi permettetemi, ne riparliamo tra un po'.